Eccoci qua, ben ritrovati ancora in diretta sulle fonti TV e benvenuti al nostro approfondimento che riguarda soprattutto la Cina, le relazioni della Cina con l'Italia e non solo, soprattutto con gli Stati Uniti. Senz'altro partiremo dalla ripresa economica, perché a quanto pare, almeno basandoci sui dati macro che abbiamo visto negli ultimi giorni, la ripresa cinese sembra che sia molto più veloce rispetto a quella americana. Siamo in compagnia di Lorenzo Riccardi, dottore commercialista RSA Asia Tax Advisors. Buongiorno, o anzi, forse meglio, buonasera e ben ritrovato. Buongiorno Alexandra, buongiorno a tutti quelli che ci ascoltano e ci vedono. Allora, Lorenzo, vorrei partire con una panoramica soprattutto della situazione economica. Se dovessimo paragonare la ripresa economica degli Stati Uniti e quella cinese, che cos'è che ha reso quella cinese più rapida rispetto alle altre economie, ma soprattutto agli States? Beh, allora, prima di tutto, in base ai forecast, quindi alle stime del Fondo Monetario Internazionale più recenti che sono datate negli ultimi dati giugno 2020, la Cina è l'unica grande economia che è previsto chiuderà in positivo la crescita del GDP, del PIL per il 2020. E il fattore cruciale, di certo, in base a tutti gli analisti, è legato al controllo della pandemia. Quindi strumenti rigidi, metodi efficaci e una reattività diversa rispetto ad ogni altro paese, ma in particolare, oltre a Eurolandia, l'Unione Europea, di certo ecco, gli Stati Uniti hanno reagito in modo diverso. Quindi la Cina è l'unica economia che è previsto avrà crescita nel 2020 e poi il V-effect si vedrà nel 2021 quasi per tutti i paesi. L'effetto scatenante direi che è il controllo della pandemia, da un punto di vista dei sussidi, delle misure finanziarie, è abbastanza similare a quello che hanno fatto altri paesi. Per cui il controllo, il lockdown, questi sono strumenti che hanno garantito una ripartenza diversa rispetto a quella degli Stati Uniti e dell'Europa, che è previsto possa avvenire solo nel 2021 e non nel 2020. Quindi di certo appunto controllo della pandemia è il motivo fondamentale per cui la Cina riparte già nell'anno in corso. Allora, quindi dalle tue parole posso dedurre assolutamente che la gestione cinese della pandemia, anche perché sei a Shanghai, quindi senz'altro puoi avere, ecco, una valutazione molto più precisa rispetto alla nostra, perciò possiamo dedurre che la gestione della pandemia in Cina sia stata superiore. Sì, direi che non c'è dubbio, i motivi sono diversi. Io sono rientrato a Shanghai il 9 febbraio 2020, quindi esattamente il primo giorno lavorativo dopo il public holiday, che è stato il momento cruciale della pandemia, dell'inizio appunto della crisi sanitaria all'interno della Repubblica Popolare Cinese. C'è stato un lockdown nella provincia dell'Hubei, successivamente misure di controllo in ogni provincia. Oggi la qualità della vita è tornata di fatto alla normalità, si viaggia in ogni provincia, non ci sono più province rosse, non ci sono più città che hanno casi o crescite di casi, hanno riaperto la totalità delle attività economiche, si valuta ovviamente una ripresa diversa a seconda dei settori, ma il controllo molto rigido è avvenuto con una serie di sistemi, app dedicate con cui appunto si vanno a monitorare quelli che sono gli spostamenti delle persone. Ci sono test Covid molto frequenti. Personalmente ho fatto un test Covid almeno 6 volte per poter viaggiare all'interno della Cina e poter confermare appunto lo stato di salute. Anche partecipare a meeting politici significa garantire e confermare di avere uno stato negativo appunto nel test dell'acido nucleico. Quindi c'è un controllo massivo, molto rigido, però questo ha portato a una sicurezza diversa rispetto agli altri paesi. La Cina anche ha probabilmente utilizzato questo vantaggio temporale di controllo rispetto ad altre economie, ad altre regioni, per un'accelerazione nella propria ripresa.
Veniamo al dunque, ovvero le relazioni tra gli Stati Uniti e la Cina, perché senz'altro hanno un impatto molto importante sulle imprese nel tutto il mondo, soprattutto le imprese americane, che tra l'altro sono molto scontente dal trattamento degli States nei confronti della Cina. Innanzitutto vorrei chiederti se ci fosse un nuovo presidente, che senz'altro la scelta in questo momento è tra Trump e Biden, questa tendenza di deterioramento delle relazioni tra gli Stati Uniti e la Cina potrebbe cambiare? Allora, di certo Trump ha inasprito e probabilmente è il presidente che in particolar modo ha registrato il livello più basso nelle relazioni appunto con Pechino, ma nonostante ecco trend diversi e l'eventuale elezione appunto di Biden o comunque di un partito diverso rispetto a quello di Trump, io ritengo che la relazione Washington-Pechino, Stati Uniti-Cina non potrà variare in modo significativo, perché il motivo per cui gli Stati Uniti hanno questo rapporto conflittuale con la Cina è legato all'accelerazione dell'economia cinese, dell'influenza globale, quindi sono temi geopolitici che si sono stati accelerati dai fatti più recenti. Pertanto, se ci fosse Biden, probabilmente avrebbe dei toni più pacati, avrebbe una metodologia più consona a una diplomazia diffusa in altre regioni. Ma direi che i rivali degli Stati Uniti rimangono appunto, rimane comunque Pechino, pertanto ci sarebbero modi diversi, ma una strategia, una direzione analoga. L'obiettivo di Trump è quello di ridurre questo gap nella bilancia commerciale, ma non è sufficiente appunto la guerra dei dazi e questi strumenti. Di certo la Cina sta accelerando la crescita economica e un ruolo all'interno di ogni organizzazione che riduce il gap con la prima economia del mondo, che ad oggi è ancora Washington. Per cui anche se cambiasse il presidente, direi che la rivalità e il confronto tra queste due grandi potenze rimarrebbe, e pertanto toni diversi ma situazioni probabilmente similari. Come viene percepito il trattamento di Trump nei confronti della Cina, in particolar modo per quanto riguarda la pandemia, perché più volte, anche recentemente, anzi due giorni fa, ha chiamato il coronavirus il virus cinese e anzi ha, come dire, detto a tutte le persone di chiamare il virus cinese. Come viene percepito questo a Shanghai e in Cina in generale? Allora, devo dire che essendo italiano si percepisce un vantaggio nel non essere un cittadino statunitense, pertanto in Cina l'immagine di Trump e questo contrasto evidente è ben diffuso dai media locali e nella popolazione, è percepito in modo molto negativo. Si comprende che sono, da un lato, sono logiche commerciali e economiche e quindi una negoziazione con dei toni elevati, ma compresa in varie sfaccettature. Ma quello che è certo è che c'è un distanziamento dagli Stati Uniti e un avvicinamento, direi, a paesi europei. Essendo italiani, possiamo avere un vantaggio in questa situazione di conflitto tra le due grandi potenze. Quindi direi che la Cina guarda con diffidenza, con attenzione, e purtroppo è ovviamente sempre più preoccupata, non solo da un punto di vista politico ma anche nell'opinione delle masse. C'è un avvicinamento appunto all'Europa, direi in particolare al sud dell'Europa, e l'Italia è un paese che può tanto da questa situazione conflittuale, per cui di certo le scelte di Trump hanno condizionato le relazioni diplomatiche ma anche l'opinione pubblica cinese nei confronti appunto di quello che è la strategia delle aziende americane.
Parliamo delle riforme che sono state introdotte in Cina appunto per facilitare i business, soprattutto i business con l'estero. La Cina ha da poco cambiato la legge sugli investimenti diretti esteri, rendendo, anzi cercando di rendere più facile la creazione di partnership nel paese. A questo punto, quale opportunità apre questa riforma alle imprese italiane in particolar modo e non solo? Spiegaci se è davvero più semplice fare affari in Cina o è una riforma, tra virgolette, farsa. Allora, la riforma pone sostanziali novità. Direi che l'aspetto più positivo della riforma è legato a una parità di trattamento per investimenti in joint venture, quindi a capitale misto, rispetto a investimenti esteri. In precedenza le joint venture, quindi società a capitale misto cinese ed estero, avevano una normativa che tutelava il socio locale, quindi tutelava il socio cinese. Ad oggi costituire una joint venture, avere un progetto a capitale misto con un socio cinese o a capitale interamente estero ha la medesima tutela. Questo significa, diciamo, poter scegliere in modo indifferente da un punto di vista normativo e di tutela giuridica se procedere ad un investimento con un socio locale oppure no. Già vi era un trend chiaro di maggiori investimenti a capitale misto, questo è legato alla maggiore maturità degli investitori cinesi, ovviamente ad una crisi nei mercati occidentali, e a diciamo, operazioni più sofisticate, scambi di quota, operazioni appunto dove si può investire con soci locali in settori più variegati, più ampi, nuovi. Pertanto quello che cambia è una maggiore tutela nell'investire anche con soci locali. Ovviamente la normativa, le variazioni che vengono poste dal sistema cinese sono graduali, sono lente, sono di lunghissimo periodo, quindi non ci sono delle variazioni repentine e complete, ma è un arco temporale molto lungo con cui si pianifica da parte appunto dell'autorità centrale una graduale trasformazione ed apertura. Un ultimo commento su questo punto, cioè appunto sull'apertura fare business in Cina. La classifica 2020 World Bank Doing Business Ranking, quindi la facilità di fare affari in paesi esteri, vede la Cina al 31esimo posto, superando addirittura la Francia, quindi più facile fare business in Cina rispetto a paesi europei, e la regione speciale di Hong Kong al terzo posto, quindi tra i primi tre posti in ogni caso c'è una regione cinese, c'è una regione che la Cina utilizza per fare test, perché è una zona di libero scambio dove si testano appunto nuovi progetti. Quindi direi positivo la parità di trattamento soci esteri, soci locali in una joint venture, un graduale miglioramento non repentino e non c'è una trasformazione completa, ma in generale anche la classifica di World Bank conferma che fare business e fare affari in un paese come la Cina ha oggi una facilitazione rispetto agli anni passati. Quindi il vantaggio c'è, ma è graduale, sì. Non è repentino, non è una trasformazione completa. Parliamo della Belt and Road Initiative, perché senz'altro è un argomento estremamente interessante. Tra l'altro l'Italia è stato il primo paese europeo a firmare un Memorandum of Understanding con la Cina per l'arrivo della iniziativa, la cosiddetta Belt and Road Initiative, nel suo territorio. Secondo te la pandemia ha alterato gli equilibri e il senso del progetto oppure rimane centrale? Allora, l'Italia, io dico spesso, è il primo paese fondatore dell'Unione Europea ad aver aderito all'iniziativa Belt and Road. È il primo paese perché poi successivamente anche Lussemburgo, che è un altro fondatore dell'Unione Europea, ha aderito, ma è il primo. E potrei dire che è la più grande economia all'interno appunto dell'Unione Europea ad aver aderito. Posso anche dire che è il primo paese G7 ad aver aderito alla Belt and Road. Sono simboli ma hanno un significato sostanziale, e questo la Cina lo considera davvero, e si può percepire vivendo e lavorando a Shanghai.
La pandemia di certo ha modificato il percorso e il concetto di Belt and Road. In una fase iniziale si è addirittura parlato di via della seta sanitaria, quindi la Cina ha privilegiato la relazione con partner legati a Belt and Road, garantendo forniture mediche, donazioni o vendendo appunto device medici, ma in particolare aiutando appunto i paesi più vicini da un punto di vista geopolitico, tra cui per esempio l'Italia, ma molti altri. Da un altro lato invece l'opera più recente è una strategia che è stata lanciata dal presidente Xi, viene definita dual circulation. Dual circulation significa mantenere il progetto di sviluppo globale dell'economia cinese, che è esattamente Belt and Road, quindi la costruzione di infrastrutture che portano ad avere collegamenti nuovi, alternative alle vie marittime controllate maggiormente dagli Stati Uniti e che migliorano il commercio tra Pechino e il resto del mondo, ma da un altro lato un'accelerazione sulla domanda interna, quindi dual circulation. Grande attenzione durante la pandemia al consumo interno e mantenimento di quel progetto di Belt and Road. Di fatto il travel ban, che per la Cina verrà tolto dal 28 di settembre, ha chiaramente impattato, ecco, sulla relazione commerciale e alcuni progetti legati alle infrastrutture nei paesi di Belt and Road. Ma Xi Jinping ha lanciato questo nuovo concetto, dual circulation, garantendo la continuità del progetto Belt and Road e accelerando i consumi interni. Un ultimo commento su questo punto: la Cina è previsto che cresca all'1% nel 2020 e che abbia addirittura una crescita dell'8.2 nelle stime FMI, Fondo Monetario Internazionale, nel 2021. L'altra area del mondo che crescerà in modo significativo è l'area del sud-est asiatico. L'area del sud-est asiatico è un punto centrale di Belt and Road. Senz'altro, intanto vorrei anche aiutare a chi ci guarda, soprattutto per capire come sta la situazione con ovviamente tutte le paure che riguardano il cosiddetto dumping. Secondo te la Belt and Road Initiative può creare un rischio di dumping di merci cinesi o funziona anche, come dire, viceversa? Ovviamente in questo caso mi riferisco con i merci, ai merci italiani. Allora, ovviamente siamo ad un mese dalle elezioni americane, quindi è un periodo speciale, però devo dire che ogni appuntamento, ogni incontro che ha un grado politico, dove si incontrano municipalità, autorità locali, società a partecipazione statale, oggi in Cina a Shanghai come italiano, pone l'attenzione e la comprensione che c'è una direzione politica chiara. La Cina sta promuovendo l'acquisto di prodotti italiani, sta promuovendo progetti di investimento Italia-Cina. Probabilmente c'è un'accelerazione legata alle elezioni americane e quindi ovviamente abbiamo visto sia Washington che Pechino mandare i propri rappresentanti, ministri degli esteri o sì, segretario di Stato Pompeo nel cuore dell'Europa, di essere più vicino ai propri partner. Però ecco, questa criticità pone invece all'Italia un vantaggio: è di certo più possibile vendere prodotti italiani in questa fase ai cinesi e ci sono trend chiari, segnali chiari. Un altro aspetto è legato all'aumento della qualità che la Cina vuole. È noto il programma China 2025, dove la Cina proponeva uno sviluppo del proprio impianto industriale con tecnologie nuove, quindi Internet of Things, intelligenza artificiale, un grado diverso di sviluppo, molto distante rispetto allo sviluppo industriale precedente a basso contenuto tecnologico. È di ieri la notizia della dichiarazione del presidente Xi alle Nazioni Unite durante appunto la convention annuale tenuta in modo telematico, dichiarando che l'obiettivo della Cina è per il 2060 avere emissioni zero.
sono simboli, sono dichiarazioni che mostrano come la Cina punta ad avere una qualità diversa e quindi non fare dumping con prodotti a bassa qualità, ma avere un trend differente. L'Italia, sì, in questo contesto può avere un vantaggio vendendo i propri prodotti e mostrandosi come partner strategico rispetto ad altri paesi. Allora, ultimissima domanda, in un minuto se riesci, Lorenzo, ovviamente quali consigli ti senti di dare a tutti quelli, a tutte quelle aziende italiane che vorrebbero operare in Cina? Allora, direi bisogna avere una presenza, e avere una presenza significa avere una sede e quindi un investimento, un'entità, una presenza diretta. Bisogna avere proprio management e direi bisogna avere un rapporto di lungo periodo, proprio perché, come dicevo, le riforme e i progetti sono di lunghissimo periodo, per cui bisogna avere persone e una propria presenza diretta nel lungo periodo. È un paese che è destinato a crescere e ad aumentare il proprio ruolo nell'influenza globale, non solo politica ma economica, e quello che può interessare alle aziende italiane è proprio questo. Grazie mille a Lorenzo Riccardi, dottore commercialista RSA Asia Tax Advisors. Grazie mille per essere stato con noi e buona serata, perché so che è già sera a Shanghai. A presto e grazie a voi. Allora, le borse in forte rimbalzo, noi ci prendiamo una brevissima pausa pubblicitaria e poi torniamo con l'analisi dei mercati a tra poco.